La Banca Centrale Europea scambia le obbligazioni greche del suo portafoglio con nuovo debito per assicurarsi di non subire le perdite della ristrutturazione. Il cancelliere Angela Merkel annulla la visita a Roma per seguire le dimissioni del presidente tedesco accusato di illecito. Le obbligazioni italiane e spagnole, il mercato azionario e le materie prime salgono, sostenuti dal miglioramento dei dati economici americani e dall'ottimismo sulla concessione del secondo pacchetto di salvataggio alla Grecia. Di queste notizie parlo con Maurizio Piglia, direttore degli investimenti della banca Savings and Investments in collegamento internet da Auckland, Nuova Zelanda. Buonanotte a te, Maurizio. Buongiorno, buongiorno a voi. La Banca Centrale Europea sta scambiando le sue obbligazioni greche con obbligazioni di struttura e valore nominale identici, con l'unica differenza che le nuove sono esenti dalle cosiddette collective action clauses, dunque le clausole di azione collettiva. Secondo le dichiarazioni di alcuni funzionari che hanno appunto parlato con i giornalisti, a condizione di rimanere anonimi. Una esenzione dalle clausole di azione collettiva definita CACS significa che la Banca Centrale Europea non deve partecipare alle perdite che il governo greco potrebbe imporre agli obbligazionisti. Una situazione possibile se un numero non sufficiente di creditori privati accetta gli scambi di debito definiti fino adesso volontari. Dunque ci troviamo, Maurizio, da una parte il dubbio che la Banca Centrale Europea voglia essere più uguale degli altri, non accettando le perdite, dall'altra il trattato di fondazione della Banca Centrale Europea che le impedisce di finanziare direttamente i governi. Sta diventando una bella farsa da teatro dell'assurdo. L'impressione l'avesse scritta Ionesco, saremmo probabilmente arrivati allo stesso punto. Adesso la Banca Centrale Europea scambia con obbligazioni che non comportano subire le perdite. Ed esattamente questo, a questo punto, come si inserisce nel quadro di diminuire il debito greco appunto attraverso il riconoscimento del 70 centesimi, del 70 centesimi di haircut. La Banca Centrale Europea, che ha in mano un discreto volume di obbligazioni greche, l'haircut non lo subisce. E allora il debito greco rimane quello di prima? Continuiamo a citare Brancaleone? Stiamo a prenderci per Beh, l'o? appunto, no, c'è la Banca Centrale Europea che non può finanziare direttamente i governi. Questa è la ragione per cui si protegge dalle perdite. Il fatto è che la Grecia, il 21 di febbraio, dovrebbe in Parlamento passare no, una legge che permette queste clausole di azione collettiva, che alla resa dei conti potrebbero forzare gli obbligazionisti che stanno resistendo al momento allo scambio del debito a in ogni caso accettarlo. Dunque c'è anche questo aspetto, no? Quello che viene definito adesso scambio volontario per trovarsi, per ridurre, diciamo, il fardello del debito della Grecia di circa 100 miliardi di euro dagli oltre 200 attualmente, potrebbe trasformarsi invece in coercitivo. La Banca Centrale Europea sembra volersi assicurare di non rientrare in questa parentesi di creditori che la Grecia sta appunto per forzare a pagare il debito. Dunque, appunto, per questo dicevo all'inizio, no? Da una parte la BCE che sembra proprio uguale di tutte, dall'altra però non lo può fare, Maurizio, questo è il fatto, cioè le regole glielo impediscono. Ripeto, siamo di fronte a una farsa che sta dimostrando che il diritto non esiste, o meglio è un'opinione che può essere variata a seconda di come fa più comodo. È evidente che questi stanno andando verso un default, cioè il famoso, come altro tu voglia chiamare la partecipazione coercitiva alla loro ristrutturazione, è un default, punto. E si vuole a tutti i costi fare queste alchimie semplicemente per evitare quello che fa il default, cioè pulisce i libri di tutti. E
Tutto ciò è ridicolo, è addirittura ai limiti del farsesco. Io fossi d'Italia, di fronte a un trattamento del diritto di questo tipo, ma io me ne andrei bellamente dall'Unione Europea sbattendo la porta dicendo: ma banda di buffoni, ma lasciate Però, scusa perdere. Maurizio, abbiamo appena finito di dire, no, parlando di diritto, abbiamo appena finito di dire che le regole della fondazione della Banca Centrale Europea impediscono alla Banca Centrale Europea di finanziare direttamente i governi. Dunque, se la Banca Centrale Europea accettasse queste perdite, significa che concede dei finanziamenti alla Grecia, dunque per questo non lo può fare. Ti metto un altro punto, poi passiamo a un altro argomento. Il punto è che la Banca Centrale Europea segnala almeno che potrebbe, non si sa, insomma, questo è. Potrebbe distribuire alle banche centrali delle nazioni dell'euro qualsiasi profitto derivante dalle obbligazioni greche quando queste obbligazioni arrivano alla scadenza, in maniera tale che le banche centrali dei vari paesi poi possano passare, in effetti, questi soldi al governo per aiutare il salvataggio, i soldi che poi devono pagare per il salvataggio della Grecia. Questo rimane al momento un corso di azioni possibile e ricorda anche quello che la BCE ha fatto con l'Irlanda, ad esempio, no? Che non ha finanziato direttamente il governo, ha finanziato la banca centrale e le banche per poi permettere che i soldi arrivassero al governo. Allora lo vedi che quando si deve permettere che i soldi arrivino al governo, l'escamotage o la clausola si trova. Lo vedi se la Banca Centrale Europea fosse così rispettosa della sua fondazione, non avrebbe comprato obbligazioni. Dai, non scherziamo, qui siamo veramente al limite. Sto rivedendomi l'armata Brancaleone. Insomma, peccato che il grande Monicelli sia morto, perché si sarebbe divertito anche lui. Non, come dire, non ti viene in mente invece che magari c'è qualcosa da rivedere nelle regole, no? Che dettano il comportamento in questo caso della Banca Centrale Europea, di Mi modo viene in che mente che possa non voglio, avere. no, non vo per parafrasare Woody Allen, non vorrei mai far parte di un consorzio sovranazionale con questo genere di regole e di leggi. Non vorrei mai far parte di un consorzio sovranazionale con questo approccio farsesco alla finanza e alla legislatura. Allora, passiamo ad altro. Questa è una notizia che vediamo sulle pagine di tutti i giornali italiani. Ci passo rapidamente, giusto per sentire il punto di vista di Maurizio, il cancelliere tedesco Angela Merkel, doveva arrivare a Roma per parlare con il presidente del Consiglio Mario Monti. Invece telefona e dice che non può più venire il presidente della Repubblica tedesca Christian Wulff per gli italiani. Già si è dimesso al momento in cui stiamo registrando, per gli altri giornali internazionali sta preparando le proprie dimissioni. In ogni caso, è in odore di dimissioni, diciamo, in seguito a delle indagini su un prestito privato a tassi agevolati ricevuto dalla moglie di un uomo d'affari e per alcune vacanze anche pagate da degli amici facoltosi quando era ancora ministro presidente della Bassa Sassonia e per aver cercato anche di condizionare la stampa sulla pubblicazione di questi avvenimenti. Insomma, indagini, immunità da sollevare per il Presidente della Repubblica, naturalmente, e dimissioni. Potremmo dire che se tutto il mondo è paese, alcuni paesi mostrano di tenere alla correttezza delle istituzioni più di altri. Beh, diciamo che almeno esiste una procedura sanzionatoria delle illegalità, cosa che invece mi pare il Presidente della Corte dei Conti in Italia abbia appena finito di dire che non esiste più, perché pare che su 60 miliardi di mazzette e corruzione assortite in Italia si siano stati fatti per adesso processi fino a 90 milioni e c'era un intervento legislativo importantissimo previsto che naturalmente è slittato. Sì, però pochissimo hanno detto, per carità, è slittato pochissimo, adesso mettiamo mano alla corruzione.
Sai, ognuno si comporta come alla fine la sua società civile lo riflette. Certo, se il presidente tedesco viene ritenuto colpevole di comportamenti illeciti, è ciò che forza che se ne vada e che il cancelliere rimandi le visite all'estero fino a che la crisi costituzionale non è chiusa. Da Benissimo. loro è gioco, da loro è gioco forza, insomma. Loro si comportano così. Anche noi lo faremo in futuro? Vabbè, pensiamo di Ah, sì. non chiedetelo a me, io ho deciso tempo fa che il paese non aveva un futuro che io volevo condividere. Se in qualche modo si riuscisse a rimporre un funzionamento sensato della società civile, probabilmente avrei parecchia voglia di rientrare. In questo momento non me ne viene moltissima. Stai attirando molte simpatie sulla Nuova Zelanda, gli italiani che ti seguono vogliono andare in Nuova Zelanda, ci sono alcuni che chiedono anche come si fa, quali sono le cose. C'è un messaggio molto carino che fra l'altro che ho ricevuto, vabbè, qualche volta magari ne parliamo adesso. Comunque, visto che siamo sull'Italia ed è uscito il PIL, di cui a volte ci avevi parlato, stiamo a vedere questo PIL come esce, è uscito il PIL in settimana, appunto meno 0,7%. Negli ultimi 3 mesi del 2011, dal meno 0,2% dei 3 mesi precedenti, dunque l'Italia che entra ufficialmente in recessione con questa seconda flessione consecutiva del prodotto interno lordo a livello trimestrale. E la borsa che festeggia con un bellissimo rally, se non sbaglio, la notizia ha causato un rally dei mercati finanziari. È quella cosa che cerco di dire, nel senso che se vogliamo parlare di mercati, ti dico qual è la mia posizione sui mercati, i mercati non hanno nessun collegamento con la realtà economica. I mercati se ne vanno per tutta una serie di motivazioni loro, una tra le tante, l'enorme liquidità. E l'enorme liquidità ha sempre fatto salire i nominali dei mercati finanziari, quindi non sono affatto stupito che ci sia questa euforia generalizzata. Allo stesso modo, i mercati finanziari non hanno più nessun collegamento e mi spiace che c'è anche chi dice, ma anche abbastanza giustamente, una volta i mercati finanziari hanno la cinghia di trasmissione per fornire capitale alle imprese e qualcuno ancora ci crede. Mi pare che io sono convinto che quando Bonelli dice che la borsa americana è quella che fornisce e serve come cinghia di trasmissione per fornire capitale alle imprese, lui ci crede veramente. Io ci credevo, cioè quando ho cominciato a lavorare, come quando ha cominciato a lavorare lui, probabilmente tutto ciò era perfettamente vero. Nel frattempo, io mi sono accorto che non lo è più, cioè si è perso il collegamento. L'enorme quantità di denaro sparsa a piene mani per evitare il deleveraging, quindi in qualche modo far galleggiare delle economie che altrimenti sarebbero precipitate in recessioni pesantissime, ha creato un completo scollamento della parte finanziaria dalla parte economica, tant'è che in Italia in particolare mi pare che oltre alla notizia del PIL in recessione ci siano anche parecchie notizie di migliaia di aziende sull'orlo della chiusura. Perché? Perché le banche proprio non si peritano minimamente di prestare un centesimo al sistema produttivo. Ok, allora mi sei passato ai mercati, però appunto io quella è una battuta sul PIL la volevo, perché appunto no, tu stavi dicendo ora vedremo questo PIL italiano quando esce, però il discorso di fondo, insomma, tanto per riassumere, il discorso di fondo è che non ha sorpreso nessuno, forse anche questa è una delle ragioni per cui il mercato sale. Tutti si aspettavano che arrivasse negativo, è arrivato negativo dello 0,7%, dunque adesso vedremo quanto durerà questo segno negativo e l'intensità che avrà, no? Sì.
qualcuno dice che il mercato già sconta il futuro, il mercato è già oltre perché è un meccanismo di sconto del futuro. Io sostengo che il mercato è un meccanismo di sconto del contante, di una quantità assolutamente insensata di contante messo in circolazione dalle banche centrali, ma questa poi è un'opinione che possiamo ampiamente dibattere, appunto c'è chi non la vede così. Io ritengo che l'eccessiva finanziarizzazione abbia provocato uno scollamento completo della finanza dal settore reale produttivo, che non ci sia più nessun significato o collegamento tra l'economia reale e i mercati finanziari, in particolare quelli azionari, perché in realtà i mercati del credito, cioè le obbligazioni, esprimono un quadro meno rassicurante di quello che fanno vedere i mercati azionari, ma d'altronde tutto questo è determinato soprattutto dal fatto che enormi quantità di denaro vanno alle banche, le banche non le prestano al settore produttivo, in qualche modo devono pure impiegarle cercando di recuperare qualcosa di più di quello che riescono a lucrare da ridepositare alle banche centrali la liquidità che ricevono dalle banche centrali, che già di per sé dà un'idea della sanità mentale e dell'economia, insomma. Allora, Maurizio, come mai vedi questo scollamento? Che cosa vuol dire che c'è questo scollamento dei mercati? In che senso? Che c'è dietro a quello che hai detto? Che vuol dire? Quello che ho detto, cioè che non esiste, non il mercato, allora che vuol dire sono la cinghia di trasmissione di denaro al settore produttivo, sono semplicemente un'arena speculativa che serve semplicemente a far salire il prezzo di attività cartacee. E questo in tutti i mercati azionari o in alcuni particolari? Nel senso, in America c'è Facebook per miliardi di dollari, entra in borsa, dunque qualcosa insomma. Sì, ma Luciano, negli Stati Uniti le eccezioni Facebook, Apple e Google lo sono da tempo, sono eccezioni che non hanno bisogno di essere, sono cose diverse. In questo caso particolare sono aziende che riceveranno, in Facebook in particolare tra l'altro, sembra che non è che abbia particolarmente bisogno di denaro per espandersi e sviluppare o fare nuove iniziative. Facebook sembra che abbia bisogno praticamente di liquidare e fare creare qualche nuovo miliardario e milionario in dollari, ma Facebook non ha bisogno di questo denaro per espandersi. Facebook avrebbe le risorse per continuare tranquillamente da solo. È che è un business talmente lucroso e quotarsi che si quota. Google a suo tempo usò le risorse della quotazione per un'espansione assolutamente impressionante. Google lo fece. Chi c'è già da tempo? Apple non ha usato le risorse della borsa perché si è quotata tempo immemorabile fa, le ha usate per arrivare a un certo punto della sua espansione, ma poi alla fine ha trovato la sua strada semplicemente inventando e rioccupando, creando segmenti di mercato che non esistevano, ma non è che ha preso le risorse dalla borsa. Quindi ci sono una serie di esempi su cui possiamo andare nel dettaglio se vogliamo. Generalmente le borse oggi, così come sono, i movimenti di borsa non rappresentano capitale che va e che viene dal settore produttivo a quello finanziario, rappresentano semplicemente variazioni di prezzi di asset cartacei. Il rendimento sul decennale italiano cala di 5 punti base al 5,6%, sul decennale spagnolo cala di 8 punti base al 5,25%, il rendimento sul Bund è modestamente variato all'1,9%. Tu hai detto che sul mercato obbligazionario il quadro è meno rassicurante di quello che sembra, che vuol dire? Il quadro è meno rassicurante nella misura in cui il debito delle banche non lo vuole nessuno, mentre invece il debito di Germania e Stati Uniti, che vengono visti ancora come il rifugio, lo vogliono tutti. Hai appena annunciato tu che il debito tedesco ha un
ha uno yield dell'1 e qualche cosa, 1,9. dell'1,9, certo. Perché? Semplicemente perché tutti vogliono detenere debito tedesco, perché la certezza di riavere indietro il proprio capitale è superiore alla volontà di vederlo remunerato in qualche modo, e quindi va bene anche una remunerazione piuttosto bassa pur di avere una ragionevole certezza di riaverlo. Dall'inizio Questo dell'anno, non senza essere eccessivamente esprime. precisi, il debito tedesco ha causato perdite di circa il 4%, l'italiano guadagni circa l'8%. Hai fatto anche un'altra affermazione, dice il denaro alle banche che non prestano. Questo mi sembra un punto interessante, perché la resa dei conti, la Banca Centrale Europea, è quella che al momento sembra essere stata più decisiva sull'andamento dei rendimenti dei paesi più a rischio, come l'Italia e come la Spagna, con il suo appunto programma di prestiti agevolati alle banche LTRO, Long Term Refinancing Operation, che appunto permette l'abbassamento dei rendimenti alla resa dei conti. C'è chi obietta a questo modo di fare della Banca Centrale Europea dicendo così, forzando le banche a comprare debito dei paesi contagiati dalla crisi, mette a rischio il settore bancario su un'eventuale insolvenza di quei paesi. Se i paesi dovessero diventare insolventi, cadrebbe tutto il sistema bancario e allora anche i risparmiatori perderebbero i soldi che hanno nelle banche. Questo in soldoni è il discorso. La Banca Centrale Europea, invece che appunto dare soldi alle banche, avrebbe dovuto forzare per comprare le obbligazioni, avrebbe dovuto forzare le banche a distribuire questi soldi alla società, di modo che fosse stata la società a comprarseli le obbligazioni dei propri paesi per tirare su. Che ne dici di questo? Ma io mi domando perché bisogna forzare a comprare le obbligazioni quando invece probabilmente esistono delle aziende che hanno necessità di capitale circolante, piuttosto perché avrebbero anche il lavoro da mandare avanti, ma che non lo possono fare perché non gli presta un centesimo nessuno. Allora, il debito dello Stato non è debito produttivo, eh? Specialmente gran parte del debito dello Stato non è debito produttivo, salvo quel poco che avrebbe dovuto a suo tempo essere sensatamente emesso per finanziare progetti di infrastrutture. Ma il debito dello Stato oramai serve semplicemente a finanziare le spese correnti dello Stato, gran parte degli stati. Quindi non è che cambia il risultato finale a seconda di chi lo compra. Il punto è il destinatario finale, quello che deve utilizzare per Scusa, far ripartire il Maurizio, motore secondo economico. queste supposizioni in effetti cambierebbe il destino finale. Allora, ripeto molto, molto rapidamente la situazione al momento è che la Banca Centrale Europea presta i soldi alle banche e gli chiede di comprare le obbligazioni dei paesi a rischio, dando alle banche, passando sulle banche, grossa parte del rischio insolvenza dei paesi. In Italia le banche italiane si comprano debito italiano, se lo Stato italiano fallisce le banche vanno giù, i cittadini perdono i loro risparmi. Va bene, questo è il discorso che fanno. Questa situazione si oppone, è contrapposta al discorso che se la Banca Centrale Europea, invece che assecondare l'acquisto di obbligazioni dei paesi da parte delle banche, avrebbe detto alle banche: non comprate le obbligazioni, date i soldi alla società, ai singoli, alle aziende, a quelli che li chiedono, fate circolare questi soldi nelle vene del corpo della società, di modo che poi sarà eventualmente la società, avendo soldi a disposizione, ad investire nelle obbligazioni del proprio paese. Si sarebbe raggiunto lo stesso fine, forse, di abbassare i rendimenti, quello era il fine principale, non ce lo scordiamo mai, perché appunto l'acqua alla gola, adesso un po' più bassa, si respira meglio. Ma si sarebbe evitato, la differenza è questa, si sarebbe evitato di passare il rischio di insolvenza dei paesi sul settore bancario. No, facendo quello che hai detto tu, si sarebbe ottenuto il risultato di non avere il PIL negativo. E non avendo il PIL negativo, ma avendo lo sviluppo, allora il debito diventa in qualche modo più sostenibile. Questo sarebbe stato il risultato positivo. Sì, ora nei termini in cui noi stiamo parlando, no, nei termini di rendimento,
quello è, no, era come te l'ho presentata, che non è una cosa, cioè non è un'idea che mi sono fatto, è una, diciamo, obiezione che ha dei lati molto accettabili, no? Perché suona estremamente bene, no? Anche se magari appunto nello sfondo c'è sempre, no? Abbiamo il settore bancario, no? Che appunto le banche sono antipatiche, diamo sempre soldi alle banche, però fatto sta che le banche tengono i risparmi dei cittadini che potrebbero essere a rischio nel caso di un'insolvenza dello Stato. È sempre il solito discorso, se esiste un'effettiva insolvenza, ma lo Stato può controllare la moneta, alla fine il problema in qualche modo viene risolto. Il problema di tutto questo è che l'insolvenza dello Stato greco non può essere risolta dai greci perché non controllano la moneta e quindi allora diventa pericoloso. È il solito discorso fatto a suo tempo, perché avere una moneta comune quando non c'è una politica fiscale comune e non c'è un controllo centralizzato della finanza di tutti, perché non lo si voleva all'inizio, perché significa rinunciare a delle sovranità. E allora perché avere una moneta comune? È quello che si cerca di dire, cioè in tutto questo non c'è nessuno che tragga delle conseguenze logiche e perché nessuno le vuole trarre. Adombrando a volte, alcuni adombrano catastrofi di cui si può discutere della effettiva o meno possibilità di verificarsi di catastrofi paventate, tra cui appunto quella che se la Grecia dovesse lasciare l'euro ci sarebbero, non so, fulmini globulari, fiumi colorati di sangue e piogge di rane dal cielo prima appunto che si divida il Mar Rosso, Il che mentre è invece decisamente molto probabilmente. probabile, Maurizio, il che è decisamente molto probabile se la Grecia lasciasse l'euro, con tutta probabilità si troverebbe in una situazione molto peggiore che non rimanesse all'interno per una serie di fattori. Ma adesso io non voglio insistere su questo punto perché ci porta molto lontano questa cosa. Perché la moneta comune? La moneta comune ha dato dei vantaggi a tutti i paesi dell'euro allo stesso momento, con appunto la moneta comune, con tassi di interesse comune, che sono stati sfruttati dalla Grecia per vivere il riposo, per spalmare questi vantaggi sulla ricchezza della popolazione senza che gli venisse invece chiesto di produrre. Sono stati spalmati sull'Italia per alimentare la corruzione di una classe politica che ha continuato a comprarsi voti e ha causato l'enorme debito pubblico, perché l'Italia, avendo bassi tassi negli ultimi 10 anni, poteva aver fatto passi che non ha mai fatto, poteva stimolare la crescita, poteva essere un paese diverso. E guarda caso che questi due paesi, tutti e due, in maniera diversa naturalmente, si trovano adesso nei guai. Ha dato allo stesso tempo la stessa opportunità a un paese come la Germania, che invece è la prima economia europea, è un paese brillante, dall'economia brillante, che adesso gli viene chiesto di salvare i paesi meno brillanti, che non sanno, che non hanno saputo cogliere le occasioni dell'euro. Non ti pare che la catena sia questa? No, mi pare che la catena sia quella che i paesi cicala, come hai detto tu, che sì, hanno alimentato e rinfocolato disgrazie strutturali a cui non hanno messo mano, però per esempio è abbastanza chiaro ed è stato detto di recente il fatto che i greci con tutto questo, una discreta quantità di euro hanno comprato carri armati, sottomarini e altri giocattoletti dalla Germania che proprio non gli servivano assolutamente a niente, come piuttosto l'Italia continua a essere il primo mercato al di fuori della Germania stessa di Mercedes e BMW. Sì, vabbè, ma insomma, queste sono noccioline, no? Se le mettiamo a confronto con i No, numeri no, del no, debito, no, su, non, ora, no, non no, è non questo sono che causa il noccioline, non sono debito, ma noccioline, non è l'unico questo che Stato che causa il non ha debito, Maurizio, no?
L'unico Stato che non ha smantellato il suo settore produttivo e che anzi lo ha rinforzato appunto facendo tutta una serie di debiti, guadagni di produttività, si ritrova ad essere quello che, visto che gli scambi all'interno dell'Europa sono per lo più interni, si ritrova ad essere il maggiore beneficiario dell'euro. Ecco perché gli viene chiesto a questo punto di pagare anche i conti dell'euro. Certo che il loro diritto è quello di chiedere a gente che non ha fatto niente per la struttura, appunto i greci con le pensioni ancora a 55 anni, eccetera, e hanno il diritto di chiedere che le cose vengano messe a posto, ma diciamo che questo diritto piano piano viene adesso esteso e portato un po' troppo avanti. Il punto è che, ad esempio, l'economia greca è assolutamente oltre il burrone, e il punto che non si riconosce continua ad essere questo, e alla fine il disastro arriverà perché si stanno stressando le soglie del possibile, le soglie del reale, pur di avere una soluzione finanziaria in questo ambito che è sempre più scollato dalla vita reale. Va bene. Il disastro vedremo. Corrisponde a? Il disastro è la Grecia è già finita. Non farmelo ripetere, che sembra un... No, ma dico, il disastro arriverà, suona un po' biblico, insomma, il disastro arriverà, uno si sente, mamma mia. No, che cos'è? Ma che disastro è? È quello che vado dicendo da una vita, che il debito per essere eliminato va o cancellato o rimesso al debitore. Sì. Non ci sono storie. Ma il disastro in soldoni cos'è? Questo debito è impagabile. Cos'è il disastro? Disastro è che le banche che tu dici che vanno protette sono già fallite. Io non ho detto che le banche devono essere protette, io ho detto che le banche mantengono i risparmi dei cittadini. Se le banche falliscono, addio risparmi. Questo è il discorso. Non è vero che se le banche falliscono, addio risparmi. No, perché invece di spendere tutte quelle quantità di quattrini allucinanti per alimentare il debito pubblico, per mantenere lo sbilancio tra debiti e crediti che non si sa più come arginare, è semplicemente l'unica cosa che è da garantire è una quantità minima di risparmio, come sta scritto nelle leggi, dice fino a 100.000 euro i depositi sono garantiti, non ce n'è più per nessuno. Sì, ma nel caso di un'insolvenza statale c'è poco da garantire per legge, insomma, nel caso di un'insolvenza statale non ci sono i soldi, punto e basta, i risparmi se ne vanno, cioè non è che arriva la legge e dice date risparmi. Torniamo di nuovo ad avvitarci, perché i risparmi se ne vanno? Perché non hai il controllo della tua moneta? Perché se avessimo il controllo della lira, ci sarebbero le autoblindo cariche di lire belle stampate, i risparmi sono lì. Inflazione? Sì, ci sarebbe lo stesso, perché l'inflazione alla fine non abbiamo avuto l'inflazione che dovremmo avere, semplicemente perché il deleveraging sta continuando e quindi tutta quella quantità di moneta non fa nient'altro che sostituire il deleveraging del debito da parte del settore privato, il quale continua tranquillamente a farlo. È per questo che non abbiamo avuto inflazione, altrimenti ce l'avremmo esattamente con l'euro come ce l'avremmo con la lira. Il punto è sempre quello: una moneta comune e unica, che è la camicia di forza d'acciaio di tutti, da cui non si può uscire, non si può, bisogna morire dentro questa camicia di forza d'acciaio. Ma comunque sia, alla fine la realtà ha un vezzo inarrestabile, quello di reimporsi sulle fantasie. Come questo c'è uno swing in quello che pensi, ma uno passaggio in quello che pensi. Cioè, sei diventato tutto insieme euroscettico, oppure lo eri già, o non l'avevamo capito prima? No, io sono diventato. Non sono diventato niente, è dall'inizio che io ho sempre sostenuto che tutta questa era una farsa che prima o poi sarebbe esplosa, perché non era insostenibile. Io ribadisco a far considerare quello che ho cercato di chiarire in precedenza, le possibilità che l'euro ha dato in questi 10 anni. Da alcuni sono state sfruttate bene, da altri sono state sfruttate male. Adesso i paesi che l'hanno sfruttata male sono chiamati a rispondere alle loro responsabilità. Tutta lì. Sai come finirà? Finirà tranquillamente, lo dico subito, finirà come a Napoli: chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scurdambo se ho passato, perché tanto non può finire in altro modo.